LPG Group in cerca del riscatto dopo il passo falso di Solofra. Di fronte c'è il Leoni Acerra che invece è ancora a caccia del traguardo playout. La doppia chance di Spasiano, prima su punizione poi su questa conclusione, e impegna Massa, poi il tentativo di Abate che colpisce il palo esterno servito da Di Luccio, ma arriva anche il gol dell'1-0 dell'LPG Group con Marasco che ruba palla e serve Abate per il pivot, è un gol che sblocca il punteggio 1-0. Attenzione però, perché Frezza viene espulso così per simulazione dal direttore di gara, il secondo giallo, somma di ammonizioni. L'LPG Group aveva anche esaurito i bonus dei 5 falli. Dunque una decisione dell'arbitro in un momento importantissimo della partita, con il capitano costretto a lasciare il rettangolo di gioco. Qui ci prova con il tentativo Mancino, Spasiano in inferiorità numerica colpisce il palo. L'LPG Group invece trova il gol di 2-0 con Crisci, assistito da Di Lucio, con l'uomo in più, come dicevamo, il fallo di Visconti su Mezzogoria, con Tufano che ha la possibilità dai 10 metri di realizzare la rete, ma fallisce così il tiro libero, la parata di Massa. In chiusura di primo tempo la formazione di Puzzone accorcia le distanze con Mezzogoria che ruba palla a Visconti, il cost to cost con il destro che non lascia scampo a Massa, con questa splendida conclusione sotto la traversa. Il gol del 2-1 Leoni Acerra che cambia completamente il volto della partita, perché il secondo tempo sarà completamente diverso, dopo però che Torelli sembra incanalare la partita verso la vittoria facile per l'LPG Group. Il gran gol di Torelli con questa azione solitaria, il destro ad incrociare. C'è ancora un'occasione per la formazione di Rizzo, questa volta la manovra nasce da Abate, il tiro di Visconti successivo poi alla parata non è fortunato. Ancora la chance per il Leoni Acerra che questa volta invece trova il gol, un grande gol ancora di Spasiano, il 3-2 che riporta nel match grazie al capocannoniere Leoni Acerra la partita. Massa si supera su una punizione di Tufano, poi l'occasione per Maddalena, la finta doppia e poi il tiro sul fondo, arriva il 3-3, ancora questa conclusione ribattuta, poi la puntata vincente e di Spasiano per la rete del Leoni Acerra, sempre affidata al suo numero 9. Ma l'LPG Group risponde presente subito con un 1-2 Torelli d'Argenzio, eccolo il gol del 4-3, con la partita nuovamente nelle mani dell'LPG Group, la possibilità di chiuderla nuovamente con il palo colpito da D'Argenzio, e invece è bravissimo la formazione del Leoni Acerra a rientrare, punizione di Tufano per gli ospiti. Spasiano ruba il tempo a tutti e trova il gol del 4-4 con una partita che si infiamma nei minuti finali. Leoni Acerra prova a vincerla ovviamente per restare sempre in corsa nei playout, ha bisogno dei 3 punti. L'LPG Group ha bisogno della vittoria per non perdere ulteriore terreno nei playoff, e trova il gol Di Lucio, D'Argenzio Di Lucio, con questa conclusione sotto la traversa per il 5-4. E a questo punto Crisci, la conclusione deviata poi con l'autogol di Serra per il 6-4, e arriva anche il 7-4 definitivo grazie a D'Argenzio che confeziona quest'altra splendida azione personale, il gol che chiude la partita, il gol che consegna le chiavi della vittoria all'LPG Group, sempre più proiettato nella zona playoff in questo finale di stagione. Per Leoni Acerra niente ancora compromesso, però in zona playout nelle ultime partite.